Salve, 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 raga, questo penso sia uno dei video più importanti del mio canale, almeno ad oggi. E sì, c'è un pacco enorme sul tavolo, e sì, il tavolo è ancora storto, e sì, c'è ancora l'albero di Natale. Ma ormai ve lo posso dire, questo albero di Natale qua l'ho messo in anticipo per non dimenticarmi di metterlo a Natale, quindi è già qui per Natale 2021. Applausi! A parte questo, dicevo, questo penso sia uno dei video più importanti del mio canale, perché finalmente vi posso presentare per intero il mio nuovo PC, ma non è qui fisicamente, perché va ancora assemblato. Arriverà probabilmente una live, non so quando, perché sono senza internet e sto aspettando i tecnici da giorni ormai. Però vi volevo presentare tutti i componenti che comporranno il mio PC. Questi sono arrivati adesso, pochi minuti fa, perché ho dovuto attendere che arrivassero i componenti. Sapete che quest'anno è un anno peggio degli altri per via dei componenti, oltre per tutto quello che sta succedendo nel mondo. E questi componenti qua sono stati ordinati il 29 di settembre. Non mi hanno spedito man mano che arrivavano, ma me li ha spediti quando sono arrivati tutti. L'ultimo componente è arrivato mercoledì scorso, quindi una settimana fa, e ho ordinato tutto da Draco, come potete vedere sullo scotch qua, per il semplice fatto che molti dei componenti che mi servivano non li ho trovati su Amazon o su altri siti, quindi ho fatto prima. Draco comunque è un rivenditore italiano, non mi sono trovato malissimo, a parte un paio di ritardi con le mail, ma penso che sia il periodo e quindi immagino che sia comprensibile, visto comunque il periodo in cui ci troviamo, non c'è la possibilità di accontentare tutti e rispondere istantaneamente. Però a parte quello, qua ci sono i componenti. Allora, non so se aprire tutto di botto così e farvelo vedere, ma dico di no, sposto di nuovo il pacco là e cerco di prendere almeno tutto pezzo per pezzo. Meno male che non l'ho fatto, perché c'era subito la fattura qua davanti. Allora, iniziamo diciamo dal cuore pulsante, che è effettivamente così, del computer, ovvero il processore. Il processore è un Intel Core i9 di decima generazione, il 10900K, edizione speciale Avengers, perché era figa la confezione, non cambia niente dal 10900K normale, cambia la confezione. Se non sbaglio, questo qua non ha neanche insieme una key per Avengers, il gioco per PC, quindi è puramente estetica la scatola, quindi va anche a vostri gusti. Poi abbiamo questo, che è il controller di Thermaltake per le ventole, perché avrò tutte le ventole Thermaltake. Questo è semplicemente il controller che mi permette di avere fino a 9 ventole, controllare sia le ventole che i LED delle ventole. Poi, il primo radiatore. E se c'è il radiatore da solo e non è un only one, potete già immaginare cosa farò. Il primo radiatore, che è un Corsair XR5 360 di colore bianco, perché il colore principale del mio PC sarà bianco. Abbiamo poi il secondo radiatore, dovrebbe essere questo qua. Esattamente, che è praticamente lo stesso, cioè il radiatore della XSPC, mi sembra che sia proprio il nome dell'azienda, però da 420 mm, sempre di colore bianco. Il water block per il processore, che è un EKVB Quantum Velocity RGB, e questo è il water block di EKVB che supporta la serie, i socket 1200, quindi quelli per la decima e la undicesima gen di Intel. E la versione con gli RGB esiste anche con un po' di risparmio, quello senza RGB. Poi, cosa abbiamo qui? Allora, questa ve la faccio vedere dopo, perché non è che serva per il PC, è una cosa a parte. Idem per questa cosa qua. Quindi qua abbiamo l'EKVB, la classic combo, comunque la pompa per il custom liquid, da 260 RGB anche questa, sperando che basti per farmi tutti questi qua, ma dovrebbe teoricamente, lo spero vivamente. Il kit di cavi sleeve per il PC bianchi di Corsair, volevo che non fossero delle prolunghe sleeve, ma fossero effettivamente dei cavi, perché per evitare di avere tantissimo groviglio di cavi in giro per il mondo, quindi era molto meglio avere questo qua senza avere, cioè, da attaccare quelli dell'alimentatore e poi fare le prolunghe sleeve. Poi
abbiamo il kit di Corsair per piegare, tagliare i tubi per fare il custom liquid, niente di che, un kit mi sembra stia sui 60 euro e ha tutto il seghino, il tubo in silicone da infilare dentro i tubi per non fargli fare le bolle dentro, gli aggeggini vari per fargli le pieghe di 90 gradi, 45 gradi e così via, molto semplice. Poi veniamo all'ultimo pezzo, rarissimo, introvabile, pazzo sgravato, impazzito, che effettivamente è quello che mancava da mesi e mancava solo più lui, ovvero la Asus TUF 3090, che è pazzesco, finalmente una rarità, arrivata effettivamente mercoledì, mi hanno contattato o ci siamo presi gli accordi, ho pagato, così mi hanno inviato la cosa, giustamente hanno voluto assicurarsi che io la volessi ancora per il fatto che è talmente rara che c'era una bella coda per averla, e io quando ho fatto l'acquisto il 29 di settembre ero undicesimo in coda da loro, e quindi sono è toccato a me il mercoledì scorso, cioè mercoledì scorso, quindi non mi ricordo che numero fosse, comunque niente, questa è la TUF che verrà poi smontata per farla custom, anche questa, quindi non sarà solo il processore ad avere un impianto un custom ma anche la scheda video, per questo anche le vie del doppio radiatore, e questa è la il water block della scheda video, quindi è un KVP Quantum Vector TUF, questo è indicato esclusivamente per i modelli TUF della 3090 e 3080, che è sprovvisto ancora di backplate dedicata a parte per via che non ce l'avevano, adesso me la procurerò, che tanto mi servirà poi per fare il resto del PC. Allora, non ho aperto il resto, ma questa qua non posso non aprirla perché giustamente dopo averla aspettata tantissimo, tra l'altro vedo che è stata già aperta, immagino abbiano controllata per via, non so, sempre del fatto della rarità, non ne sono sicuro, perché l'unica cosa che è stata effettivamente aperta non penso sia stata testata, ma è stata controllata magari per via dei corrieri. Tra l'altro non riesco neanche a tirarla fuori dalla scatola, quindi probabilmente così rara perché molte persone che l'hanno acquistata non sono riuscite a tirarla fuori dalla scatola, come sto facendo io in questo... Mamma mia, cioè, sei serio? Ah, ecco, c'era l'inghippo. Chi non lo sapesse, comunque, questa qua è l'attuale scheda video top di gamma di Nvidia, quindi in questo caso ho preso l'Asus TUF perché molti componenti che ho nel mio PC sono Asus, poi alla fine, cioè, non vuol dire niente perché questa qua verrà smontata. Mamma mia, signori! Mamma mia, che cosa sto vedendo! Questa cosa è enorme e pazzesca! Non mi aspettavo, cioè, l'avevo vista che era grande, ma non pensavo così grande. Purtroppo non ho quasi le video smontate a portata di mano, però è mastodontica. Pesante, ma non troppo, cioè pensavo che per la grandezza fosse più pesante. Tra l'altro, momento... spellicolamento. Devo dire che è meno goduriosa di quanto pensassi per il semplice fatto che ha tutte le pellicoline tagliate a pezzettini per fare le piegature sulla scheda video, però si rompono, quindi è meno soddisfacente di quanto sperassi. Ok, tra l'altro dovrei aver tolto bene o male tutto, tranne quella. Ok, forse questa qua è soddisfacente. Allora, iniziamo con un pezzo per volta. Tra l'altro qua le porte sono un botto, non pensavo. Ok, sono praticamente due HDMI e tre DisplayPort. Mamma mia, che lusso. Ahimè, comunque, oltre al fatto della rarità in sé delle schede video, ovviamente non ha aiutato il fatto che siamo in una pandemia globale. Quindi tenete duro voi che siete ancora in lista di attesa sui vari siti. Io sono con voi, so cosa vuol dire. Ok, ce l'abbiamo. Non è vero, sono un fallito. Questa, devo dire, era veramente soddisfacente. Quindi ne appoggio un attimo qui, voglio vedere cosa c'è nella confezione. Ah, è super mega ultra spoglia, ha una carta tipo a mo' di figurina. Il certificato e un cartoncino con scritto semplicemente grazie per aver speso i tuoi soldi da noi.
e il classico manualino, manualetto. Devo dire, sono un po' deluso per questo perché avevo visto, cosa inutilissima, però l'avevo vista, che nella 3070, non mi ricordo se Tafo Strix, c'era dentro un anello col logo di Asus ROG. E sono un po' triste, volevo un anello, così a caso, solo da mettere su un mobile. Però devo dire che la cosa che mi importava veramente è qui, e sono veramente, veramente impazzito per questo. Ok, posso rimetterla, adagiarla all'interno di casa sua. Perfetto. Asus in cerca dell'incredibile, bellissimo. Ok, non ho messo neanche la copertura. Vi faccio vedere ancora cosa mi è arrivato, a parte che non è per il PC ma l'ho ordinato. Semplicemente ho preso questo nuovo, relativamente nuovo, c'è da un po' di mesi, però essendo nell'ordine tutto insieme ci ha messo un po' ad arrivare anche questo. Il nuovo... io non ho fatto partire la registrazione sopra, sono un animale bestia. Ok, dicevo, il nuovo Asus ROG Strix Arion. E non è altro che un cage, chiamatelo come volete, per SSD M2. Ovviamente non penso supporti le... cioè non vada a 4.0, ma vada solo fino a 3. Ovviamente ho spaccato la scatola perché sono un animale. Semplicemente questo qua l'ho comprato perché chi magari non avesse visto un video di tanto tanto tempo fa, penso un paio d'annetti, io ho un SSD esterna che è quella della SanDisk, la Pro da 2 tera, che uso come SSD principale per montare video, tenere i file di che sto lavorando, le mie foto, tutto un po'. Mi serviva una seconda unità esterna per passare altri file, comunque che fosse staccata da quella lì. Ho visto questa qua che aveva un prezzo comunque accettabile in bundle, soprattutto di Da Draco, con questa che è un SSD da 500 GB di Corsair, e ho pensato che potesse essere comodo. Adesso comunque la proverò. Comunque in confezione c'è un bellissimo portachiavi e una cover in silicone, cover tra virgolette, e dovrebbe esserci, esatto, anche un cavo tipo C USB-A e tipo C, che è quello che utilizzerò io, perché ormai sto cercando di approcciarmi sempre di più e unicamente alla tipo C per via del mio Mac, per via dell'iPad. Il case nuovo del mio PC avrà una tipo C frontale e ovviamente la scheda madre avrà delle tipo C posteriori, e quindi mi approccerò allo stile di vita della USB di tipo C, perché è alla fine quello che mi interessa. Tra l'altro, per aprire questo casettino qua è veramente figo, perché si usa la spilletta, quella per le SIM dei telefoni, quindi è easy, perché possiamo benissimo usarlo. Cioè io per dire ne tengo sempre uno nel portafoglio a caso, però fa comodo, soprattutto perché ogni tanto mi è già capitato, me la chiedessero i miei amici. E ok, lasciamo qui l'SSD, ve la monto proprio in faccia, così. Ho sbagliato, volevo zoomare, non volevo mettere a fuoco manualmente. Utilizzeremo questo, tra l'altro molto simpatico, molto carino, che dovrebbe avere il buchino qua. Io apro, me lo pianto qua sotto, vicino alla porta della tipo C. Lui si apre. Già, tra l'altro posso utilizzare questo spillettino qua come cacciavitino per montare direttamente l'SSD nel coso, quindi non mi serve avere un cacciavite a parte, soprattutto per la vitina del cacchio della SSD. Molto molto comodo, devo dire, soprattutto perché non è che serve montare e smontare tecnicamente una volta che l'hai montata, però in caso di necessitudini varie. Tra l'altro la cosa va in giro, eccola qua, possiamo benissimo andare a piantarci dentro l'SSD, ok, e riavvitare la vitina. Tra l'altro questo qua è tamarrissimo, perché dovrebbe avere gli RGB. Tra l'altro la parte posteriore del case dell'SSD ha tutti i pad termici, quindi comunque, essendo che queste cose scaldano come l'inferno, ci permette di mantenere delle temperature quasi umane, così da non ustionarci se la sfioriamo appena staccata dal case, cioè dal computer, e soprattutto da non farla fondere con tutti i nostri dati dentro.
cosa che diciamo che non è molto piacevole. Allora, cerchiamo di adesso riuscire a montare tutto, anche la protezione, che fa sempre comodo essendo comunque oggeggini delicati, molto molto delicati. Il laccettino che vi danno in confezione con il lo strap e il moschettone. La figata, il moschettone è molto simpatico e ha forma di R di Rogue, che ho montato al contrario. Sono un animale, parte 2. Mannaggia me, mannaggia. Comunque, no, adesso vi spoilerò i pezzi nuovi, cioè gli altri pezzi che non vi ho ancora fatto vedere, che avevo già qua precedentemente, alcuni da tanti 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 mesi, e quindi ve li farò vedere adesso. Finalmente posso far vedere l'intero PC. E niente, l'unica cosa che non voglio spoilerarvi sono le periferiche, perché ho deciso di cambiare tutte le periferiche tranne le cuffie, che le avevo già comprate l'anno scorso, e il microfono, che è un microfono dedicato a parte, non ho voluto cambiarlo perché è nuovo, mi è stato regalato a novembre. Quindi, tagliettino veloce, e qua comparirà tutto il mondo di periferiche e cose, cioè tutto non è periferiche, tutto il mio computer per intero. Eccola qua, finalmente questa è sarà la mia build definitiva. Tra l'altro vedo che per via dei faretti non si vedono le cose in bianco, mi scuso per questo. Comunque abbiamo il case, che come vi ho detto comunque sarà anche un cuore pulsante del computer, la marca Asus. Quindi abbiamo l'Asus ROG Helios White Edition, tra l'altro un case enorme e pesantissimo. La scheda madre è una Z590 Strix Asus A, cioè la Strix Z590A dell'Asus Strix, bianca, infatti si vede che è completamente bruciata l'immagine. La scheda video, vabbè, l'avete vista, è la 3090 Asus TUF, l'abbiamo l'i9-10900K come processore, 32 GB di RAM della G-Skill Trident Neo, se non erro, sono le Trident Neo da 3600 MHz, che cercherò poi di overclockare, adesso vediamo se riuscirò. L'alimentatore 1000 W della Corsair, la X1000, che mi permetterà comunque di anche poter giocare un po' più con i wattaggi e andare un po' più spedito col computer e dargli un po' più di aggressività. Va bene, abbiamo come memoria principale per il sistema operativo 1 TB di SSD M2 quarta generazione della Samsung, la 980 Pro, e per l'archiviazione dei miei giochi e dei miei programmi un SSD da 2 TB della Crucial SATA. Abbiamo poi, vabbè, le ventole sono delle Thermaltake Pure Plus da 140 per il frontale, sono 3. Per il superiore, cioè per il lato superiore, abbiamo 3 ventole da 120, sempre il Pure Plus. Tutto il sistema di raffreddamento custom, e a parte i radiatori che ho preso, i primi che ho trovato bianchi, ci sono Thermaltake e KVB a fare da cuore pulsante, quindi abbiamo le ventole, abbiamo i fittings della Thermaltake, abbiamo i tubi della Thermaltake in plexiglass poi da piegare, qua ci sarà da ridere in live, e al KVB per water block e pompa. Vabbè, Thermaltake mi fa anche il controllo delle ventole. Poi abbiamo, vabbè, un'altra marca che spicca abbastanza, è Corsair, per l'alimentatore, i cavi sleeve, il rubinetto poi per svuotare il loop e il kit per fare il custom liquid. Il resto vi ho detto penso tutto, tranne, e beh, il liquido da mettere nei tubi è un Thermaltake C1000 trasparente, per il fatto che voglio provare a dare un carattere poi con le luci interne tra scheda madre, RAM, ventole, e lasciare tutto il computer come fosse una tela bianca, quindi tutti i componenti maggiori trasparenti o bianchi, e i tubi trasparenti, cioè il liquido trasparente nei tubi trasparenti. E poi come pasta termica ho deciso di utilizzare la NT-H2 della Noctua. Ho preso quella confezione da 10 grammi per il semplice fatto che andrà poi anche messa sulla scheda video e volevo abbondare un po' di più. Poi tra l'altro i miei amici mi hanno subito detto: quando la compri dimmelo che te la rubo. Perfetto, io comunque questo sarà il mio PC.
avrete ancora un video rapidissimo in cui vi annuncerò quando ci sarà la live effettiva di assemblaggio e poi ci sarà la live di assemblaggio. Finita la live di assemblaggio ci sarà poi un montaggio che uscirà sul canale di quella live lì in cui vedrete il computer. Poi dopo arriverà, una volta che avrò sistemato, un video dedicato sulla mia intera postazione da streaming, gaming, lavoro e tutto un po'. Io vi ringrazio per aver seguito questo lunghissimo video. Ci vediamo venerdì con un altro video, sperando che questo riesca a uscire perché sono ancora senza internet, ribadisco, come il video di lunedì. Grazie per averlo visto, ovviamente in descrizione social, Twitch, il mio podcast, passate a trovarmi anche lì, che mi fa piacere. Se avete qualche domanda potete anche trovarmi sul mio Discord, trovate il link in descrizione. Niente, grazie per aver visto il video e ci vediamo prossimamente. Bye bye!